questo è quello che si verifica generalmente in chi non vuole cambiare comportamento, fa dipendere l'identità dal comportamento. Sì, sì, anche chi non vuole cambiare ti dice: vabbè, ma io sono timido, non dice io mi comporto, io tendo a mettermi in un angolo alla festa, quindi posso cambiare un comportamento, dice sono timido. A volte chi non conosce questa differenza, chi è abituato in questo modo, è fondamentale questa distinzione. Uno, perché non sono non sono ok o non sono, ok, che basta. Sono, e lo sono, posso dimostrare in tanti. Perfetto, io sono tutto, nella mia identità c'è tutto. Se accetto questo, accetto che non dipende da cosa faccio. Io sono una brava persona anche se perdo le staffe, ma sono una brava persona che può educarsi a fare meglio. Sono una persona intelligente che ha sbagliato un compito di matematica. Così, questo in qualche modo faccio con i ragazzi, il ragazzo che sbaglia il compito. Una delle operazioni che faccio è distinguere, fargli distinguere queste due. Gli dico: ok, ma sei un fallito o hai sbagliato un compito? Una volta che dice: no, vabbè, siccome ho sbagliato, allora sono un fallito. E lì si agisce per smontargli questo bypass proprio che c'è tra questi due. Cioè, siccome faccio qualcosa, sono qualcos'altro. No, sono e poi agisco tanti comportamenti diversi. Ok, allora, quando identità e comportamenti si confondono, succede che siccome ho sbagliato qualcosa, penso di non essere una persona ok. Come fare a distinguere comportamenti e identità? Tu giustamente dicevi prima cambiando le immagini mentali. Giustissimo, vedo l'immagine di me che ho sbagliato qualcosa e in qualche modo mi rendo conto che è solo un'azione, un comportamento che ho usato. Perfetto. C'è un'altra modalità, aggiungiamone un'altra, altrettanto forte, altrettanto utile, che è quella di farsi una domanda. Se a un certo punto, fino a un quarto d'ora prima, pensavo di essere una persona ok, una persona in gamba, e un quarto d'ora dopo penso: oddio, sono un fallito. Ripensiamo a chi siamo e che magari potremmo assumere un comportamento alternativo diverso. Assolutamente. Per tornare a questo mi faccio una precisa domanda, facciamola in rosso. Cosa mi fa pensare di essere fallito piuttosto che quando mi accorgo che penso sono un fallito, uso questo termine così forte e ci rimane impresso, sono una persona indegna, sono una persona cattiva. Uso le espressioni più forti che conosco. Una domanda può essere molto utile. Cosa precisamente mi fa pensare di essere cattivo? Cosa mi fa pensare di essere un fallito? E in quel momento mi verranno in mente dei comportamenti, delle situazioni concrete. Se notate, se provate a rispondervi, cosa mi fa pensare di essere un fallito? Beh, perché al lavoro ultimamente non sto facendo tutte cose negative. Beh, perché mi stanno tutti dicendo che sono un fallito perché non sono riuscito a fare bene il compito, sono un fallito perché mi hanno rimandato a scuola, sono un fallito perché non sono riuscito a conquistare la ragazza che volevo conquistare. Ma uscirà fuori la situazione, quindi il comportamento che genera in me la convinzione di essere una persona non degna, fallita, eccetera. Quindi ricordate bene la domanda: cosa mi fa pensare di essere X, Y e Z? Ok, un'altra differenza fondamentale tra identità e comportamenti è come utilizziamo questi due aspetti nel rapporto con gli altri. Mi spiego meglio, la differenza è tra dire a una persona: tu sei sbagliato, tu fai sempre le stesse cose, tu sei una persona che vale poco, e dirgli invece: quello che stai facendo non mi piace, come ti comporti non mi piace, vorrei che tu cambiassi questo modo di fare. Pensate a quello che produce nei bambini. Dire a un bambino sei cattivo è molto molto diverso rispetto a dire a un bambino:
hai sbagliato questa cosa, ti stai comportando male, ti sei comportato male. Questo perché? Perché produce una differenza sostanziale sia con i bambini sia ovviamente con gli adulti. Perché parlare di comportamenti vuol dire parlare di qualcosa che non sei tu e non sono io, ma di qualcosa che è a metà, è oggettivo. Quindi se dico alzare la voce è un comportamento sbagliato, non sto parlando solo del tuo alzare la voce, ma anche del mio. Parliamo di qualcosa di cui possiamo entrambi discutere, come questo pennarello, sta al centro fra noi due. Mentre se dico tu sei una persona rabbiosa, sei una persona maleducata, produco un attacco personale e quindi questa persona tenderà a difendersi. È fondamentale, veramente fondamentale, imparare a parlare dei comportamenti che ci piacciono o che non ci piacciono, anche che ci piacciono, perché se dico questo tuo modo di fare mi piace molto, do la possibilità all'altra persona di replicare quel modo di fare. Dire a un bambino, vedi quando sorridi mi piace molto, vedi quando metti le cose in ordine fai qualcosa di bello per papà o per mamma, invece di dirgli solo sei un bravo bambino quando fa qualcosa di utile. Con gli adulti è la stessa cosa, impariamo a parlare di non mi piace questo, proprio il comportamento, qualcosa che sta a metà tra le due persone. Ok, chiaro? Sì.